Buongiorno a tutti. Oggi siamo già al pomeriggio, sono più o meno le 4:30 e sono tornata da lavoro, però devo pulire. Oggi siamo venerdì e domani non ho voglia di fare niente, anche perché domani non ce la faccio neanche perché domani lavoro tutto il giorno, sia la mattina che il pomeriggio. E niente, incomincio le mie pulizie, ma prima di incominciare le mie pulizie volevo raccontare questa cosa qua della mia spesa. Non so se qualcuno ha visto il mio video precedente. Ho fatto la spesa, ragazze, e ho comprato queste due boccette qua di felce azzurra, che tra l'altro non è uno morbidente, mi sono sbagliata. Ho comprato morbidente, ragazzi, sì. Da un anno che dico che non uso morbidente, ho comprato morbidente. E uno di voi mi ha detto: "Ma guarda che tu non hai comprato detersivo, tu hai comprato morbidente." Dicevo: "Ecco perché ho pagato così poco." E vabbè, ragazzi, sbagliamo tutte. Sono stata stupida perché non l'ho neanche letto. Non ho neanche letto. Vabbè, niente, ragazze. Giustamente, oggi facciamo le pulizie. Ho la casa sporchissima, anche se non sembra perché. Però la casa è sporca, sporca. E niente, oggi vi faccio vedere come si usa morbidente, allora, perché lo dobbiamo usare e cosa devo fare. Posso mica buttarlo via. Niente, incominciamo le nostre pulizie e dopo vi faccio vedere come smaltisco questo ammorbidente. Vi faccio vedere, è pulito. Dopo vi faccio vedere le fine di pulizie, com'è la pulita la mia casa. Ragazzi, neanche tantissimo, però sono tutti i capelli qua.
Allora, per chi non lo sapesse, Abrupidente è ottimo anche come antistatico, per quelli che ci messo un goccino con l'acqua. Lo possiamo utilizzare per spolverare. Poi ci sono degli altri usi che adesso non vi so dire, però non so dire, cioè possiamo aggiungere anche acido citrico volendo, con ammorbidente, un po' d'acqua ossigenata, possiamo anche pulire il lavandino in acciaio volendo. Ecco come ho finito tutti i miei ammorbidenti. Quelli che non mi piacevano, ecco. Ti lascio un buon profumo sulla pelle comunque. Ah, ragazze, su questa maniglia io ci metterei due cerniere, così almeno non si sposta, perché tutte le volte che, guardate, tutte le volte si sposta così. Secondo me sarebbe ideale.
Grazie.
ragazzi, ho finito le pastiglie di candeggina, quelle da Lidl. Ho comprato queste qua. Possiamo usare anche per il bucato, candeggina non dosi, anche profumata. Io la metto dentro il WC. Ah, ragazzi, questa è una saponetta magica. L'ho provata in una, come suol dire, è una stupidaggine magica, ecco, non funziona, ecco. Ciao ragazzi, con questa immagine io vi saluto e noi ci vediamo la prossima volta. Vi chiedo di lasciarmi un like almeno per sostenere il mio canale se non volete iscrivervi. E vi saluto, ciao ciao!